Simone, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo perché comunque venivo da due o tre mesi che non giocavo e appena l'ho saputo è stata sicuramente una bellissima sorpresa. Che compiti ti ha affidato esattamente sul piano tattico o mister Semplici? E sul piano tattico mi ha affidato Falco, che è un giocatore molto forte che gioca tra le linee e spesso passava dalle mie parti e quindi il mio compito era un po' di oscurarlo e far ripartire la manovra. La sensazione che abbiamo avuto dall'esterno è che proprio questa mossa sia risultata determinante nell'economia della gara, perché Pontisso stava lì sulla tre quarti a presidiare la zona, concedendo ampia libertà, visto che c'era poco spazio sugli esterni, visto anche l'atteggiamento tattico scelto dal Benevento, a Mora, ma soprattutto a Schiattarella. No, il mister sicuramente ha preparato la partita benissimo, come lo fa ogni sabato, ogni domenica, dipende da chiama. E niente, siamo riusciti a ripartire poi con Schiattarella e Mora, che avevano molta libertà, e siamo riusciti così a vincere contro il Benevento. Il tuo bilancio di questa prima metà del campionato? Personale? Sicuramente spero in futuro magari di giocare un po' di più, però comunque sono contento che mi stiano dato questa opportunità. Quante volte hai riguardato il gol segnato ad Asco? Tantissimo, lo riguardo ancora. L'Udinese ha concesso alla SPAL la possibilità di poter fare affidamento su Pontisso e su Meretti, state diventando due elementi importanti per questa grande annata. Ma sicuramente ringrazio l'Udinese che ci ha dato l'opportunità di andare in prestito in questa grande società, e non solo l'Udinese, ma bensì altre squadre hanno prestato altri ragazzi che hanno delle qualità importanti che metteranno in mostra sicuramente in questa seconda parte del campionato. Per giovani come voi, cosa si prova a scendere in campo di fronte a uno stadio praticamente esaurito? No, l'adrenalina ti sale, c'è tantissima tensione, ma questo è il bello del calcio, il bello giocare davanti a un pubblico così, veramente i tifosi, il dodicesimo uomo in campo. Pubblico che sogna, voi sognate? Beh, sicuramente è un grandissimo pubblico e ci dà una mano grandissima. Domenica non sarà facile a Vicenza? No, non sarà facile per niente, perché loro in casa sono molto forti, una squadra molto ostica, e cercheremo di tutto per mettere in difficoltà il Vicenza.